Siamo con mister Stefano Campolo, un pareggio su un campo difficile in cui ha vinto solo il campo basso. Esatto, è tutto detto. Quindi, allora, noi siamo una squadra che sta cercando di migliorare, ovviamente, tutta nuova. Adesso abbiamo fatto un girone, abbiamo bisogno di migliorare qualcosetto, ovviamente. Però sono molto contento perché sapevamo che affrontavamo comunque il Notaresco, che è una squadra molto molto organizzata, e lo ha dimostrato, ma anche noi siamo una squadra battagliera. Abbiamo l'obiettivo di lottare su ogni campo, lo stiamo facendo, due partite che non si prende gol, per cui bisogna continuare a lavorare, essere un pochino forse più coraggiosi su certi aspetti, però ripeto, un campo in erba grande contro una squadra forte. Per cui bravi miei ragazzi, continuiamo a lavorare, aspettiamo adesso da martedì, andiamo a preparare il Riccione, che è uno scontro diretto per noi. Ecco mister, nel primo tempo abbiamo visto tanta aggressività, soprattutto nel recupero palla, poi nel secondo tempo forse avete pensato più a mantenere il pari piuttosto che attaccare. Sì, abbiamo giocato molto alti per certi aspetti, abbiamo anche sofferto qualche cosetta perché gli attaccanti del Notaresco sono molto bravi e abbiamo comunque fatto tempo, abbiamo concesso un paio di situazioni in profondità. Però è normale, non puoi tenere un ritmo così elevato per 90 minuti, su un campo un po' gibboso ovviamente, perché viste anche le condizioni meteorologiche, insomma, dei giorni precedenti. Per cui poi c'è anche la componente classifica, questo è un campionato talmente equilibrato che non ci si può permettere il lusso di perdere punti altrove, per cui è chiaro poi guardi un attimo anche di portare a casa il punto, perché muovere in questo campionato sempre la classifica è importante. Ripeto, non si prende gol, siamo molto solidi dietro, c'è da migliorare un attimino lì davanti a livello collettivo, non individuale, però dico bravi ai miei ragazzi, bisogna continuare a lavorare. Cosa possono dare i nuovi acquisti, quelli arrivati in settimana? Innanzitutto è da dargli il tempo di integrarsi a livello tecnico-tattico con il gruppo, sono ragazzi validi a livello morale, umano e tecnico, per cui bisogna lavorare, integrarli, abbiamo un gruppo che accoglie chiunque in maniera molto esemplare, per cui bisogna dargli quelle 3-4 settimane di tempo per integrarsi perfettamente dal punto di vista tecnico. Per il resto comunque sono giocatori importanti come ogni giocatore di questa squadra.